Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò, sono nato rosso nero, da bandito morirò. Oh, e di colori che noi portiamo sono la gloria, e di colori che noi portiamo sono la gloria, il rosso, il nero, forza Milano, le forza mia, gioca per la maglia, vinci per l'ultra, le Milano, la Sud è qui con te, gioca per la maglia, vinci per l'ultra. Buon pomeriggio e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente. Iscrizione, campanellina, pollice in su per il tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione, team maglie calcio. Cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Team maglie calcio, l'eccellenza. Per quanto riguarda tutti i gadget sportivi, tute, magliette delle vostre squadre preferite italiane, europee e mondiali. Sempre in descrizione, Matteo Chiamenti, il milanista qualunque, il link lo trovate qua sotto, iscrivetevi al canale di Matteo. Ragazzi, il primo link che trovate in descrizione è il link PayPal per le vostre donazioni. Aiutate il canale. Buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Buon pomeriggio a tutti. È un paio di giorni che non riesco a far video e ci sono un paio di cose da dire, cose molto importanti. C'è la partita col Genoa che è un passaggio fondamentale per il proseguo di questa stagione. Non sarà una gara semplice, arriviamo da un momento particolare perché la squadra è in affanno. È in affanno, lo abbiamo visto col Torino, avevamo avuto dei presentimenti col Bologna, però la differenza fra le due gare è tanta. Col Bologna tanti tiri in porta, tanta sfortuna. Col Torino, ragazzi, col Torino, oltre alla sfortuna, ci abbiamo messo anche del nostro. Ci abbiamo messo anche del nostro, i ragazzi sono scesi in campo, sembravano stanchi, a qualcuno è parsa svogliatezza. Ragazzi, adesso va bene tutto, però come fai ad essere svogliato? Cioè, non è un pensiero che mi passa per neanche per l'anticamera del cervello. I ragazzi non sono svogliati, però come attenuante non do nemmeno la stanchezza. La stanchezza in questo periodo, in questo momento della stagione, non è un attenuante. Non è un attenuante perché quello che ti manca a livello fisico, lo devi dare, ti viene fuori a livello di carica e di grinta per quello che ti stai giocando. I problemi secondo me sono altri, i problemi sono altri, col senno di poi in questo momento vediamo la mancanza di alcuni giocatori in ruoli chiave. Quando mi scrivete, ah, il Milan a gennaio doveva fare questo, quello, quell'altro, ragazzi, io sono d'accordo con voi perché non è che ho le fette di salame davanti agli occhi, però il problema è uno solo sostanzialmente, parlare in questo momento di non aver fatto a gennaio, di non aver fatto nella scorsa stagione, è poco costruttivo, serve a poco, perché criticare questa società non serve, non è giusto. Questa società ci sta portando, ci sta facendo tornare lì davanti. Ragazzi, 3 anni fa ci stavamo giocando l'ingresso in Europa League. Dopo 2 anni e mezzo siamo qua a giocarci una stagione e ragazzi, tutto questo pessimismo. Ma perché vi prendete a pugni i coglioni da soli? Per favore, tirate fuori le palle, tirate fuori le palle, perché se i primi a non tirar fuori i coglioni siete voi, come fate a chiedere ai giocatori di tirar fuori i coglioni? Il tifoso è il primo che deve tirare fuori i coglioni. Bisogna mangiare le caviglie agli avversari. Bisogna puntare all'obiettivo grosso. Ragazzi, le partite si vincono, si perdono e si pareggiano. Questo è il calcio.
L'importante è che ci sia sempre il massimo impegno da parte di tutti e l'importante è che il tifoso ci creda sempre. Ragazzi, il tifoso non commenta a chiacchiere le partite. Il tifoso si chiama tifoso perché tifa la propria squadra. Di opinionisti di sto cazzo è già pieno da tutte le parti. Facciamo i tifosi, facciamo i tifosi. Remiamo tutti dalla stessa parte, ve l'ho già detto. Siamo noi che creiamo l'ambiente. E se il tifoso è il primo a gettare la spugna, che cazzo pretendete dai giocatori? Che cazzo pretendete dai giocatori? Comunque, ragazzi, c'è da fare anche un focus sul calciomercato. Come vedete nella grafica di questo video, ci sono tanti giocatori perché ci saranno degli innesti, si parla di Botman, si parla di Renato Sanchez, chi dice Scamacca, chi Berardi, chi Origi, chi questo, chi quell'altro, chi Asensio, però prima di tutto ci sono da vedere delle cose, da sistemare alcune cose all'interno della nostra rosa. In tanti criticano Brahim Diaz, in tanti criticano Messias. Zlatan Ibrahimovic non riesce a dare quell'apporto che ci serve così tanto, che ci servirebbe così tanto in questo momento. Ante Rebic in questa stagione ha giocato 20 minuti in un anno, in una stagione. Ragazzi, in questa rosa, con tutte le problematiche che stiamo avendo, quest'anno siamo lì a giocarci la stagione, non ci dobbiamo lamentare, non ci dobbiamo lamentare perché possiamo giocarci le nostre carte. Quello che è successo in questa stagione lo commenteremo dopo l'ultima partita, dopo la partita di Sassuolo. Prima ragazzi, scusatemi, lo commenteremo dopo l'ultima partita. Non so perché mi è venuto in mente Sassuolo ancora. Comunque, dopo l'ultima partita commenteremo quello che è stato. Se poi avremo vinto, io lo so che tutti quelli che sparano merda fino ad oggi saranno sul carro dei vincitori. Se poi non vinceremo, se poi non riusciremo a vincere, ragazzi, comunque vada, sarà un successo. Perché ve lo ripeto, 2 anni e mezzo fa non sapevamo di che morte dovevamo morire. 3 anni fa parlavamo di Giampaolo, ragazzi. Questo allenatore Stefano Pioli ha fatto un miracolo. Questa società sta facendo cose grandiose. E attenzione, ragazzi, perché l'altra sera con Mario ne abbiamo parlato. L'importante per gestire il nostro calcio, per gestire la nostra società, è che economicamente bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. Il Milan è una società che punta prima di tutto alla sostenibilità. Si può vincere anche creando una squadra sostenibile. Il problema più grosso è il fatto che non si riesce a fare uno stadio. Perché a Milano, non si sa perché, a Milano in Italia la burocrazia diventa sempre una calenda greca. Ulisse ci ha messo meno tempo a fare il giro che doveva fare. Ci ha messo meno tempo lui che a fare sto cazzo di stadio a Milano. Ragazzi, il nostro vincere passa attraverso lo stadio. Ci siamo rotti i coglioni anche di questa cosa. Milano ha bisogno di un nuovo stadio. Se San Siro è diventato quello che è, fa parte della storia della nostra città. È grazie a Milan e Inter che ci hanno giocato dentro, non alla città di Milano. Quindi, caro mio sindaco di sto cazzo, fai quello che devi fare, perché le squadre renderanno grande anche lo stadio nuovo e ti porterà soltanto delle cose buone a te e a tutta Milano. Comunque, ragazzi, andiamo avanti sul fronte mercato. C'è da sistemare. Allora, Junior Messias è molto lontano dal riscatto. Discorso diverso per Alessandro Florenzi, che pur essendo infortunato, comunque ha dimostrato in questa stagione di essere un giocatore fondamentale. Per Brahim Diaz ci sarà un incontro con Real Madrid a fine stagione per capire quello che vorrà fare il Milan. Il Milan senz'altro chiederà uno sconto. Probabilmente il Milan parlerà anche di Asensio. Però ci sono tanti ostacoli per Asensio. Lo stipendio,
Un giocatore vuole 7 milioni per spostarsi, decreto crescita, non decreto crescita, comunque in questo momento non è un budget per il Milan. Discorso diverso per Berardi. Ragazzi, Berardi potrebbe essere il giocatore che fa al caso del Milan. Tanti assist, tanti gol. Il Milan ha bisogno di un esterno destro come potrebbe esserlo Berardi. Berardi in questa stagione ha già fatto 14-15 gol, una decina di assist. È un giocatore che manca. E io, ragazzi, se devo dirvi il mio modesto parere, non mi piace tantissimo a livello umano, però è il giocatore che manca al Milan. Sulla tre quarti, ragazzi, arriverà Adli, arriverà Adli. Asensio sarebbe il giocatore ideale. Asensio, guardando, dicendocela tutta, sarebbe il giocatore ideale. Però io sono convinto che in quella zona di campo un giocatore come Adli e un anno in più per Brahim Diaz vorranno dire tanto. Il giocatore Adli e Brahim Diaz con un anno in più potrebbe essere una carta importante per il Milan. Ragazzi, anche Rafaleão si deve svegliare. Quest'anno non ha avuto concorrenza. Ante Rebic deve dare qualcosa in più, sia a livello fisico che a livello di campo. È mancato troppo in questa stagione e anche il fatto di non avere concorrenza su questa fascia, su quella fascia, probabilmente fa fare queste prestazioni così altalenanti a Rafa Leao. Il problema più grosso è lì davanti, ragazzi. Mancano i gol importanti di Giroud in questo momento. Giroud contro il Torino probabilmente è stato quello che ha giocato meglio, ci ha provato in tutte le maniere, ma se non arrivano i palloni non si fa gol. Chiaramente Giroud non è un rapace d'area di rigore, è un giocatore qualitativamente eccezionale, un gran colpitore di testa, ma non si può pensare che Olly Giroud sia un giocatore simile a Pippo Inzaghi, ma anche al più banale Belotti, perché a me Belotti secondo me potrebbe essere un acquisto intelligente, così come lo è Origi. Origi è un ottimo acquisto, sarebbe un ottimo acquisto, un parametro zero con un'età nei parametri del Milan. Io sono convinto che alla fine potrebbe arrivare veramente lui. Si parla tanto anche del difensore, ragazzi. Se andrà via Romagnoli, sicuramente arriverà Botman, o comunque un giocatore di quel calibro, magari non sarà lui, sarà un altro. Io adesso sicurezze non ne ho. A centrocampo, ragazzi, l'altra sera in live con Stefano Torraca stavamo parlando, sostituire Franck Essie sarà complicato. Sarà complicato perché comunque più forti di Franck Essie ci sono giocatori del calibro di Kanté e questa gente qua, giocatori che vogliono tanti soldi e che valgono tanti soldi. Io non vedo il Renato Sanchez, il sostituto di Franck Essie. Lo abbiamo visto anche col Torino. Abbiamo bisogno di fisicità, soprattutto a centrocampo e sulla tre quarti. Ci manca peso specifico, porca puttana. Continuiamo a parlare di giocatori piccolini. Abbiamo bisogno di peso specifico. In Serie A i chili contano. I chili contano, il fisico conta. Quindi, secondo me, alla fine di tutti i nomi che stiamo facendo, che si stanno sentendo in giro, una buona parte sicuramente c'è l'interesse del Milan, ma qualcuno è forzato. Io, secondo me, Renato Sanchez non è nelle liste del Milan, o perlomeno sarà nelle liste, ma il Milan non sta puntando a Renato Sanchez. Secondo me, il Milan vuole un giocatore più fisico, stile Camara. Comunque chi sostituirà Franck Essie fisicamente dovrà essere molto molto forte, anche perché c'è un dato importante su Franck Essie. Franck Essie a livello fisico ti salta due partite a stagione, un giocatore come Renato Sanchez se ne salta 20. Il discorso Pobega, ragazzi, Pobega nella partita col Torino ha fatto una discreta partita, sicuramente il fatto di giocare col Milan e giocare un po' diverso del Torino l'ha un po' limitato, anche il cartellino lo ha limitato, però Pobega potrebbe essere l'innesto giusto, potrebbe esserlo, ma potrebbe essere anche un'ottima pedina di scambio per arrivare a tirar fuori un gruzzolo per poter prendere qualche giocatore importante. Vedremo un po' come si muoverà la società. Io dico solo una cosa, non dobbiamo solo scrivere e diffidarci della nostra società. Facciamolo, facciamolo. Noi pensiamo a tifare, pensiamo al presente, pensiamo a tifare e pensiamo ad un unico obiettivo, quello di provare a vincere questo campionato.
Magari non lo vinceremo, o magari sì, o magari sì. Ragazzi, le ultime due parole, arbitri, VAR, contro il Torino, per l'ennesima volta ci manca qualcosa. Io non me ne ero accorto subito, ma il rigore su Theo Hernandez di Singo, ci stava tutto. Io pensavo fosse fuori area, invece era dentro l'area. Adesso dico, va bene, il calcio è uno sport fisico, però non stiamo giocando a rugby, insomma, se spalle spalle è un discorso. Se tu con la spalla dai la spinta e butti per terra il giocatore colpendolo sulla schiena, discorso è diverso. Deve cambiare la regola del VAR, deve cambiare la regola del VAR, perché non è possibile che un arbitro non possa venire richiamato quando fa un errore. Se no, sto cazzo di VAR a cosa serve? Chissà perché per certe squadre funziona e per altri no. L'altro giorno mi sono trovato a commentare un post di Beppe Bianconero. Beppe, che saluto. Gli juventini si lamentano anche loro per tanti torti. Alla fine c'è un dato di fatto, che questa stagione gli arbitri sembrerebbe vadano tutti in una sola direzione. Poi non, io non voglio parlare di niente di strano perché ci mancherebbe. Però ragazzi, il problema esiste non tanto a livello di qualcuno che pilota la stagione, ma la classe arbitrale fa veramente cagare. Ragazzi, vi voglio bene a tutti, sempre forza, vecchio cuore, rosso nero. Ricordatevi, su questo canale si tifa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo. Ciao.